Buongiorno, bentrovati. Manca sempre meno una settimana e poi si torna in campo. Coppa Italia, ritorno di Napoli con i nerazzurri che devono cercare di ribaltare la sconfitta subita a San Siro con quel gol di Fabian Ruiz che vi ricorderete, sembra lontano, passato un secolo, con Padelli non irreprensibile su quella conclusione neanche troppo angolata. Rammarico come per quelle gare lasciate lì per strada con Lazio e Juventus, per l'infortunio di Handanovic che impedì di averlo a disposizione a Conte per la gara di Roma, che probabilmente sarebbe finita anche in modo diverso con Handanovic in campo. È pronto il tè caldo, torniamo alle vecchie abitudini, come mi chiedete ripristineremo anche adesso che siamo un po' più tranquilli e possiamo anche scherzare tra di noi, anche gli occhiali scaramantici in vista di questa stagione che riprende, sperando che poi si concluda e vorrebbe dire che non ci saranno più altri problemi legati al coronavirus. Aspettiamo, dita incrociate, occhiali scaramantici per concludere questa maledetta stagione che abbiamo vissuto con tutti i problemi che ci sono stati, dal lockdown alla quarantena ai tanti tanti purtroppo decessi e anche problemi economici, con molta gente che se non ha perso il lavoro comunque è in condizioni veramente difficili. A tutti voi mando il mio abbraccio virtuale, vi ringrazio per essere sempre presenti qui sul canale, ho cercato di esserlo tutti i giorni nonostante le problematiche, il periodo difficile, proprio per rimanere uniti e compatti in questa situazione così difficoltosa e difficile. Un Inter che avrà due giorni di riposo, udite udite, Conte ha scelto di dare alla sua truppa il weekend libero sabato e domenica per prepararsi poi al Tour de Force che aspetta l'Inter nei prossimi due mesi. Si giocherà praticamente sempre, ogni tre giorni, e dunque l'ultima occasione per tirare il fiato, per rimanere in famiglia, per fare magari una gita fuori porta per la squadra e poi sotto da lunedì con i tre obiettivi stagionali nel mirino: ribaltare la gara di Napoli con la Coppa Italia per conquistare la finale che si giocherà a Roma tre giorni dopo, il 17 all'Olimpico, e poi il campionato e a fine campionato anche l'Europa League con la sfida col Getafe per provare anche lì a riportare un trofeo che manca in via della liberazione, non è mai arrivato. C'è una sala coppe che vi avevo fatto vedere, anzi andate a ripescare quel tour della nuova sede dell'Inter, c'è una bellissima sala coppe e ci vorrebbe qualche rinfrescata con qualche diciamo invitato illustre da sistemare all'interno. Un Inter che però si avvicina alla gara di Napoli non nelle migliori condizioni, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, diversi acciaccati, c'è una preoccupazione però importante sul reparto difensivo, c'è ottimismo per recuperare un po' tutti, però in questo momento penso che Godin sicuramente non ce la farà, Bastoni potrebbe recuperare ma al massimo per la panchina, e ci sono dubbi anche sulle condizioni di De Vrij che si cercherà di recuperare perché è troppo importante per il gioco di Conte, per come anche imposta dal primo passaggio dalla difesa e anche per le sue sortite offensive sui calci d'angolo, vi ricorderete il gol nel derby, ma non solo. Un De Vrij che è veramente importante per Antonio Conte, dunque si cercherà di recuperarlo, se no è pronto Ranocchia con Skriniar e anche D'Ambrosio, che lui ha già recuperato, è tornato in gruppo, anche lui è acciaccato, questa è una problematica comune un po' a tutte le squadre dopo un periodo di inattività, nonostante gli allenamenti in casa che però rendono quello che riescono,
E lo vediamo dopo un così tanto tempo lontano dai campi e una preparazione rifatta da zero, se non ancora più dura di quella del ritiro di Lugano. È normale che ci siano questi acciacchi, non li chiamiamo infortuni. Ci sono speranze anche per recuperare Vesino, che gradualmente dovrebbe tornare in gruppo e superare questa infiammazione al ginocchio, però per adesso, in questo momento, la difesa, se si giocasse oggi, la difesa sarebbe Ranocchia, Skriniar, D'Ambrosio, proprio come a Cagliari la seconda giornata di campionato il 1º settembre scorso, vi ricorderete, e Ranocchia non deluso quando mancò De Vrij, si fece apprezzare per come è diventato importante non solo all'interno dello spogliatoio, ma anche come alternativa di spessore a De Vrij. Mercato con Lautaro, che ha promesso a Conte comunque di fare 2 mesi a tutta, nonostante il suo futuro sembra già scritto, nonostante il passaggio al Barcellona, che sembra col passare dei giorni sempre più sicuro, anche se l'abbiamo detto ieri, l'offerta ultima del Barcellona, abbastanza ridicola, 70 milioni più il cartellino di Junior Firpo, valutato 41, un giocatore sì interessante su cui l'Inter ha dato il suo ok di massima, anche Conte, terzino sinistro, che però è stato acquistato 18 milioni solo poco tempo fa dal Barcellona, e ci sembra molto difficile che possa aver più che raddoppiato il suo valore dopo poi il coronavirus, che, come abbiamo visto nel caso Icardi, ha portato a una svalutazione dei cartellini dei giocatori circa del 20%, quindi sarà già tanto dargli una ventina di milioni di valutazione con l'Inter che non scende dai 90 cash che vuole per Lautaro Martinez. Quindi il Barcellona dovrà fare qualcosa di più. C'è ottimismo cauto sul fronte Tonali, l'abbiamo detto che Cellino sembra che si stia ammorbidendo alla proposta dell'Inter di 5 milioni di prestito oneroso e un riscatto tra un anno a 35 più bonus vari, un giovane da scegliere che non si dovrebbe però pescare tra i nomi di Pinamonti ed Esposito, che sono già troppo cari per le casse del Brescia, qualcuno di più futuribile e di meno, diciamo, con il cartellino meno oneroso, e vedremo se si riuscirà a chiudere con il Brescia e Cellino in tempi rapidi, sfruttando il cash che l'Inter ha a disposizione dall'operazione Icardi, su cui voglio dire ancora due cose, dal momento che Mirabelli, ve lo ricorderete, l'ex direttore sportivo del Milan, capo degli osservatori dell'Inter, ha dichiarato che è stato svenduto Balotelli, sì, scusate, Balotelli, Icardi al Paris Saint-Germain. Vorrei comunque ricordargli che c'è stata una crisi come quella del coronavirus. Lo stesso Timo Werner, che è molto più futuribile, che ha segnato 31 gol già in questa stagione, è stato comprato per una cifra equivalente dal Chelsea, senza che abbia avuto tutti quei problemi che ci sono stati in casa interista, diciamo, dallo sfregio del ritiro della fascia da capitano e poi dall'ammutinamento, tra virgolette, un Icardi, e che comunque, e qui la seconda notazione che volevo fare, che però non ha scritto neanche un saluto ai tifosi dell'Inter, né lui né Wanda, che si professavano così interisti, solo Parigi e esultanze con maglia Paris Saint-Germain, neanche un saluto, un commiato in segno di rispetto verso quella maglia che lui diceva di amare così tanto. Alla fine, tutti quelli che anche voi di voi mi scrivevano su Icardi, che bisognava dargli una seconda opportunità, penso che anche con questo comportamento non si sia espresso nel modo migliore, anzi, proprio non ha avuto il minimo, diciamo,
minimo rispetto nei confronti di una squadra che comunque l'ha fatto diventare grande, per cui ha giocato per 6 stagioni più l'ultima, qui è arrivato nell'estate del 2013 nel ritiro di Pinzolo insieme a Belfodil, ve lo ricorderete, era un giovane di belle speranze, è diventato 2 volte capocannoniere, è diventato capitano dell'Inter. Penso che una storia comunque così lunga con 124 reti bisognava comunque, almeno come ha fatto l'Inter, che sì, ha scritto un comunicato scarno, però almeno un saluto per tutti nel momento che professava questo grande amore che poi non si è rivelato così tale, anche se può essere ancora arrabbiato per tutto quello che è successo, però alla fine i tifosi dovrebbero venire sempre prima di tutto e di tutti. Questo quanto per la mia analisi. Adesso iniziamo a leggere le ultime notizie da Sport Mediaset. Ieri infuocata assemblea di Lega, si è deciso che non ci sarà l'algoritmo, la Lega boccia l'algoritmo, niente scudetto e retrocessioni se non saranno aritmetiche, se quindi non si finirà la stagione. Oggi poi sono 4 anni che l'Inter è passata da Toira al gruppo Suning, l'annuncio in un albergo di Nanchino dopo anni magri per i colori nerazzurri. Ecco a che punto è il club 4 anni dopo, vi ricorderete l'annuncio con Toir a Brindare e Suning che prese parte delle quote di Toir e parte di quelle di Moratti per poi iniziare la sua avventura cominciata, diciamo, male con gli acquisti di Gabigol e di João Mario, consigliati male, possiamo dire così, con Suning che ai tempi si fidava molto del faccendiere procuratore Kia Jorabkian, e poi adesso è arrivato il momento di cercare il primo trofeo targato Famiglia Zhang. E poi la decisione: Balotelli Brescia è finita, Cellino chiede il licenziamento per giusta causa perché ha saltato troppi allenamenti. Poi c'è il via libera della FIGC, 5 sostituzioni per il finale di stagione. Queste le ultime notizie, con anche il mio servizio di ieri su Pedro, obiettivo dell'Inter che Conte conosce molto bene, 9 gol, pensate, nella stagione 2016-2017 in cui il Chelsea riuscì a vincere la Premier League guidata proprio da Conte, con Pedro uno dei segreti di questa vittoria, lo spagnolo che ha vinto tutto e di più: 3 Champions League, campionato del mondo, campionato europeo, Premier League, campionati, lighe a non finire, insomma tutto quello che voleva l'ha conquistato, Europa League con Sarri anche nelle ultime 2 stagioni, Supercoppa europea. Anche qui più di una ha voglia, è in scadenza con il Chelsea, ha voglia di una grande e nuova avventura. È stato offerto un po' a tutti i top club italiani e l'Inter ci sta pensando, potrebbe girargli quei 5 milioni che aveva offerto a Dries Mertens, poi rifiutati, con Mertens che ormai ha diciamo firmato il suo rinnovo con il Napoli, manca solo proprio l'annuncio. 1,67 m, un po' più esterno, col Chelsea giocava col tridente Conte, potrebbe però essere anche adattato al ruolo di una seconda punta, portare anche a un cambiamento di modulo. L'Inter lo tiene lì nel cassetto, potrebbe essere comunque un'eventualità se il Manchester City non decidesse di rinnovare il prestito di Alexis Sanchez, su cui c'è un'apertura, dipenderà molto dal finale di stagione di Sanchez. E soprattutto se Sanchez, co come sta facendo negli allenamenti di Appiano, riuscirà a conquistarsi una riconferma e l'Inter andrà a, diciamo, a rinnovare il prestito con lo United. Si giocano questi 2 giocatori il ruolo di quarta punta, poi un giovane Cugna dell'Hertha Berlino o Adolfo Gaich del San Lorenzo, e poi Cavani lì che sta sfogliando la Margherita, sta lavorando nei campi, come abbiamo visto sui post che ha messo su Instagram e Twitter, con la falce al old style, taglia l'erba, il matador, e
Però, secondo anche qualche suo compagno, come è stato dichiarato ieri da Herrera, avrebbe scelto la Spagna e l'Atletico Madrid. Vedremo cosa succede. Intanto in Francia lunedì apre il mercato ufficialmente. Però Thiago Silva, che è in scadenza, potrebbe anche non esserci più e qui potrebbero succedere anche cose particolari con le squadre che dovrebbero trovare degli accordi. Caso per caso, non essendoci ancora una normativa per disciplinare tutto questo, diciamo, casino, tra virgolette, dopo il lockdown, mentre Messi corre verso il rinnovo e per concludere la sua vita in Blaugrana, vedremo, anche se a Barcellona ci sono ancora problemi con il club che ha chiesto un ulteriore taglio di stipendi ai suoi giocatori. Andiamo a leggere i giornali in edicola adesso, Gazzetta dello Sport. Naturalmente l'Inter in prima pagina e non sia mai, come spesso accaduto in questi giorni di assenza dai campi, si parla di mercato e di Lautaro Martinez, poi la questione Balotelli che Cellino vuole licenziare, l'assemblea di Lega con la decisione di bocciare l'algoritmo di assegnare solo sul campo scudetto e salvezza, con lo stop conta solo l'aritmetica, algoritmo no, votazione a larghissima maggioranza anche per lo stop dalle retrocessioni, respinta la proposta all'algoritmo, una media punti per assegnare i posti nelle coppe europee, poi Inter Lautaro, patto d'addio, la punta argentina confidata a Conte di essere attratto dal possibile trasferimento al Barça, ma l'allenatore ha garantito il massimo impegno fino a quando rimarrà a Milano. Andiamo all'interno. La promessa di Lautaro. Il titolo, il Toro è con Conte, 2 mesi a tutta per spingere l'Inter prima di andare alla corte di Messi. L'argentino ha parlato con l'allenatore, attratto dal futuro al Barça, ma garantisce il massimo impegno. Antonio accelera da piano, prima partita vera dopo 3 mesi per prepararsi alla gara con il Napoli di Coppa Italia. L'abbiamo detto, sì, la promessa è questa, però è la grande preoccupazione anche di Conte, perché nonostante le parole, abbiamo visto anche le ultime 5 partite a secco di Lautaro dopo la squalifica con il Cagliari del 26 di gennaio. Non è più stato lui con questo pressing del Barcellona, che comunque anche inconsciamente gli ha impedito di rendere come inizio stagione, e la speranza che possa riuscire a farlo di nuovo in questi ultimi 2 mesi, anche per lasciare l'Inter al meglio dopo 2 anni. La promessa fatta al Barcellona cambierà il suo futuro, scrive la Gazzetta. La promessa fatta all'Inter è una garanzia per il presente. Lautaro Martinez, attore protagonista della telenovela di mercato dell'anno, sa bene che per lo sbarco nella galassia dell'amico Messi servirà ancora tempo. Ecco perché, avendo detto sì al contratto milionario del Barça, adesso è pronto all'ultima missione con la maglia nerazzurra numero 10, giocare a tutta la volatona di fine stagione, tenere lontane le distrazioni in salsa catalana, provare a guidare l'Inter in un difficile assalto alla triplice corona in Coppa Italia, Serie A e Europa League. Con Conte in queste settimane di allenamenti ad Appiano Gentile c'è stato il tempo di parlarsi a quattro occhi, di confrontarsi su questo insolito calcio d'estate. Meglio essere chiari, remare da subito nella stessa direzione, perché quel chiacchiericcio di cui Antonio parlava prima della sfida con la Lazio a metà febbraio, a proposito delle voci di mercato, è diventato un rumore quasi assordante, al di là dello stato della trattativa col Barça e dei continui richiami di Messi, di quei 90 milioni più una contropartita. Al momento Junior Firpo è in cima ai desideri, ai desiderata nerazzurri, dai quali Zhang non intende muoversi in alcun modo. L'Inter sul Toro ci conta, come anche e soprattutto adesso. Se poi il Barcellona, che ha appena chiesto ai suoi giocatori di tagliarsi ancora di più lo stipendio, non farà il passo entro il 7 luglio, quando scadrà la clausola, non è escluso che l'Inter ad agosto proponga un nuovo ricco contratto al numero 10, ma quello è il futuro, ora si deve pensare al presente. Lautaro è molto più maturo di quanto non dica la carta d'identità da quasi 23enne, sa che un finale col botto è il miglior biglietto da visita per entrare al Camp Nou da top player, così sarà. C'è un patto con l'Inter e con Conte, a cui ha detto che non si può dire di no a Messi, ha garantito l'impegno totale fino a quando starà a Milano. D'altronde, il Lautaro nerazzurro ha già vissuto tante vite.
In nerazzurro, in questi 2 anni milanesi, con Spalletti è stato prima il ragazzino da svezzare alle spalle di Icardi, poi il sostituto dell'ex capitano, poi l'alter ego di Maurito quando Luciano non sapeva chi scegliere nella rincorsa alla Champions. Con Conte la storia è stata molto diversa, il Toro a lungo è stato l'uomo che trasformava in oro ogni pallone grazie anche a Lukaku, poi da fine gennaio sino alla Juve si è vista una brutta copia dell'attaccante con 5 partite di fila a secco, adesso eccolo pronto a un nuovissimo capitolo, il più importante per l'Inter e per sé. E ieri ad Appiano è stata una giornata chiave verso la ripartenza, perché Conte ha fatto giocare la prima partita vera. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia-Napoli è tra una settimana e nerazzurri, con l'innesto di qualche primavera, hanno giocato 90 minuti come non succedeva dall'8 marzo, dal KO dello Stadium contro la Juve, e Lautaro, così come compagna, ha potuto riassaggiare il sapore dell'agonismo. La condizione generale è buona, anche se vi ho detto che c'è un po' di emergenza difensiva. Le sensazioni dentro lo spogliatoio sono molto positive, si vede che il lavoro fisico è servito, così come il lavoro mentale di Antonio, che in questo è un vero maestro. L'Inter deve partire di slancio, oggi e domani Appiano rimarrà chiuso, da lunedì non ci sarà più un attimo di respiro. Gasare il gruppo, in particolare Lautaro, era uno dei primi obiettivi nella lista dell'allenatore. Avere dal numero 10 argentino le risposte che voleva, la voce motivazioni, è un timbro di qualità sulla volata di fine anno. Conte all'Inter è partito a fine agosto con 6 vittorie su 6 in campionato, il Toro ha segnato 6 gol nelle prime 13 partite, tenere la stessa media nei match che rimangono per chiudere il campionato sarebbe una garanzia per tenere vive le ambizioni del presidente Zhang. L'argentino e Lukaku sono gli uomini a cui Antonio si è aggrappato nelle serate di grazia, nei momenti di difficoltà, e anche se stanno vivendo un momento personale molto diverso con Romelu, unica certezza dell'attacco nerazzurro che verrà. Quando ci sarà da ritornare in campo sarà nuovamente la Lula, la coppia dei sogni nerazzurri. Per pensare al Barcellona e a Messi ci sarà tempo. Lautaro ha fatto una promessa all'Inter. E poi un ricordo da Brady a Rui Costa, quando è già deciso che devi andare via e non stacchi la spina. Il ricordo poi anche di Ramon Diaz, che ricorderete solo una stagione, quella dello scudetto dei record, prima di lasciare l'Inter e lasciare spazio a Jürgen Klinsmann, scelta che poi non si è rivelata ideale. Poi 5 cambi a partita, via libera anche per la Serie A, paracadute per fiattoni, infortuni. Sulla carta la Juve è avvantaggiata, ma puntini puntini, algoritmo no, scudetto e retrocessione col piano B della Lega, in caso di stop vittoria del titolo e discesa in B solo se già aritmetiche, media punti in casa e fuori per definire la classifica e chi va nelle coppe, sagome e luci sugli spalti per salvare il fattore campo, che stadio troveremo, in attesa di un anche qui novità. Questo quanto sulla Gazzetta. Andiamo a leggere quello dello Sport, che ha una, diciamo, una visione diversa della situazione. Lautaro Martinez, come leggiamo già anche in prima pagina, l'Inter vuole solo la clausola o non fa concessioni. Inter-Barsa di sfida Toro per Lautaro, no a Firpo e soldi, solo la clausola, e poi nessuno in B, 16 club contro le retrocessioni se la Serie A si ferma, Lazio no limits ma Juve favorita, le ultime 12 giornate giocate dagli statistici, Sarri da titolo al 72%, Inzaghi oltre le previsioni, per le cifre solo Juve ma la Lazio è da scalata. Secondo il modello previsionale calcolato da Opta, sulle ultime 12 giornate, bianconeri super favoriti per il tricolore. Andiamo all'interno con la pagina per Milinkovic. Il muro Lazio, primo no al Paris Saint-Germain. Tare, non abbiamo bisogno di vendere, via solo se tutti contenti. Lautaro, c'è Firpo, ma è troppo poco. E poi Inter pranzo di gruppo distanziato, ritornano vecchie abitudini, il pranzo tutti insieme, però come abbiamo visto anche dalle foto postate dall'Inter sui social, con il gruppo distanziato tra i giocatori e i membri dello staff. E poi Suning festeggia oggi 4 anni di Nerazzurro, recuperi vicini per tutti gli acciaccati, con Godin che però probabilmente avrà bisogno di qualche giorno in più rispetto ai compagni, stiamo a vedere. Il mercato è ancora molto lungo, quindi la partita Lautaro non si deve giocare obbligatoriamente subito. È vero che c'è una clausola valida solo
nella prima metà di luglio, ma la cifra di uscita a 111 milioni di euro è innanzitutto un punto di riferimento, visto che nell'operazione entrerà almeno una contropartita tecnica. Resta il fatto però che il Barcellona è in difficoltà, la crisi provocata dal coronavirus si è sommata alle tensioni interne che covavano da tempo, risultato che sul mercato la libertà di manovra dei catalani al momento è limitata, di versare l'intero ammontare della clausola non se ne parla, anche perché il pagamento è previsto in due tranche e tutti i club hanno problema di liquidità, anche se, come vi ho detto, c'è la possibilità di questo fondo che possa aiutare il Barcellona, se non trovasse l'accordo con l'Inter, proprio a versare i soldi della clausola. Ieri, pur riportando le difficoltà del Barça, il mondo deportivo, e questo è significativo, ha illustrato la nuova offerta per il Toro, 70 milioni più Firpo, valutato 41. Il terzino dominicano, naturalizzato spagnolo, è certamente interessante, all'Inter piace, ma di qui ad accettare che nel giro di una sola stagione, come vi dicevo peraltro all'inizio, pagato 18 milioni, possa aver più che raddoppiato il suo valore, insomma, lascia abbastanza perplessi. A un certo punto si era anche parlato di uno scambio col Manchester City tra Semedo e Cancelo, con quest'ultimo da girare all'Inter, ma anche questa operazione sembra essersi impantanata. Era stato proprio il Corriere dello Sport a proporre questa soluzione, a annunciarla anche in prima pagina. Vi avevo subito avvertito che mi sembrava molto difficile, che non avevo trovato riscontri o verifiche. Del resto, e scrive un po', si smentisce da solo il Corriere dello Sport: gli inglesi hanno valutato Cancelo 65 milioni quando un anno fa hanno ceduto Danilo alla Juventus, significa che ora non potrebbe essere mollato per meno di 50, che girandolo all'Inter il conguaglio economico si ridurrebbe drasticamente. Queste tutte le mie perplessità su questo scambio improbabile che vi avevo detto. Chiaro che una situazione del genere non è semplice da gestire nemmeno per il Toro. Si è già promesso al Barcellona, sedotto dal corteggiamento di Messi, ma ancora non sa o se il matrimonio, se e quando si potrà celebrare. Un accordo tra il suo entourage e il club catalano è già stato raggiunto sulla base di un ingaggio in doppia cifra, tuttavia senza pagamento della clausola. Occorre che Inter e Barça raggiungano un'intesa che al momento non appare vicina, e Lautaro non potrà semplicemente mettersi in fiduciosa attesa. Nelle prossime settimane dovrà dedicare testa e fisico alla causa nerazzurra, con Conte che non accetterà distrazioni. Sin dall'inizio, peraltro, Marotta e Ausilio non hanno eretto muri. Se davvero l'argentino vuole partire, non verrà trattenuto a forza. Occorre però che l'Inter ottenga un compenso adeguato tra cash e giocatori, tanto più che poi dovrà scattare la caccia a un sostituto. Werner era già uscito dal gruppo dei candidati da qualche settimana. Cavani aspetta l'offerta giusta, visto che sarà svincolato, e Jovic resta un'opzione anche per il Milan. Questo quanto sul Corriere dello Sport. Andiamo a leggere Tutto Sport per completare la nostra lettura dei giornali sportivi, con la situazione naturalmente della Lega in primo piano, e poi un esclusivo d'élite: Juve calcio totale, Sarri è la via italiana al modello olandese, blocco retrocessioni, scontro Lega Figici, poi Suning 4 anni e ora di vincere. Il 6 giugno 2016 Zanga acquistava la società, grandi investimenti alla caccia di un titolo, pensate, già investiti 700 milioni dal gruppo cinese. Questa è anche la miglior risposta a chi li critica. Andiamo alla pagina dedicata al nerazzurro per Suning: ora è tempo di vincere, sono trascorsi 4 anni da quando ha acquistato il club da Toir e Moratti, ma Zanga è ancora a zero titoli. E vabbè, vorrei anche vedere, visti i problemi che ci sono stati, una cronostoria dell'avventura iniziata il 6 giugno 2016, quando il gruppo Suning iniziava il suo percorso nell'Inter acquisendo per 128 milioni, il 68,55% delle quote del club nerazzurro, una parte da Toir e l'altra da Moratti, il colosso di Nanchino che ha speso 700 milioni in questi anni, con Gabigol che rimane solo un ricordo, con Lukaku che è invece il fiore all'occhiello, l'acquisto più oneroso della storia nerazzurra. Icardi, silenzio assordante, comunicato stringato dell'Inter per l'addio, nessun commento da Wanda, eppure lei e Mauro cinguettavano tutti i giorni, come vi ho detto anche prima.
Ieri ad Appiano, il primo pranzo post coronavirus, tutti in gruppo rispettando le regole, poi Inter tutto su Tonali, come vi diciamo da giorni. In attesa di mosse in attacco, Marotta prova ad accelerare a centrocampo i segreti dell'offerta. Presto, riscatto obbligato, un giovane di qualità per il Brescia, ma non Pinamonti o Esposito che costano troppo. Si parla di altri giocatori meno onerosi. Poi dell'offerta del Barcellona con Firpo valutato 41 milioni, che non convince assolutamente in casa nerazzurra. Colpi per il futuro, Matteo, Scugna e Gaic, aspettando Cavani e poi ancora Mirino su Kumbulla del Verona, tra i difensori giovani più interessanti, il tutto senza dimenticare Chiesa, che però o lui o Tonali, l'Inter farà solo un grande colpo italiano anche vista la situazione economica. Chiudiamo con le prime pagine di Corriere della Sera e Repubblica per dare uno sguardo alla situazione generale. Tra poco non ce ne sarà neanche più bisogno, speriamo anche che si riesca a sconfiggere totalmente il coronavirus. Ripresa sfida tra PD e Conte, la situazione politica, lettera del Premier e di Sanchez a Bruxelles, riaprire i confini tedeschi in Italia dal 15. Casa Bianca, il muro di Trump, cala sorpresa il tasso di disoccupazione, il presidente Grande rimonta, migliora la situazione negli Stati Uniti d'America. Andiamo a Repubblica per congedarci, appuntamento ore 13, Sport Mediaset Italia 1 per le ultime notizie, la situazione nerazzurra in vista del ritorno in campo, il mercato e non solo la situazione Lautaro Martinez, PD, processo a Conte, i ministri Gualtieri e Franceschini attaccano il Premier, nessuna condivisione dei piani per l'economia, scontro anche sulle proposte di Colao. Lotta alla burocrazia e scudo penale alle aziende in caso di Covid, ex Ilva, 5.000 esuberi, decreto rilancio, bonus per le seconde case, tensione nel governo tra il PD e il primo ministro. Per l'Ilva, quasi 5.000 esuberi, un emendamento al decreto rilancio introduce l'ecobonus anche per le seconde case. Questo quanto su Repubblica, chiudiamo così la nostra lettura dei giornali. Mi raccomando, adesso facciamo anche un po' crescere il canale, condividete i video e lasciamoci tutto alle spalle, tornando a parlare di Inter, di calcio, di normalità. E grazie ancora a tutti per essere rimasti qui fedeli al canale, nonostante il momento così difficile e complicato. Grazie ancora.